Ciao ragazzi, ecco un altro vlog fatto totalmente a caso, senza copioni né niente, così detto così. Stavolta vorrei parlare di Splinter Cell, del gioco Splinter Cell, in particolare Splinter Cell Conviction, l'ultimo capitolo della saga uscito nel 2010, l'anno scorso. Ecco, ne vorrei parlare perché a quanto pare questo nuovo Splinter Cell sta ricevendo un sacco di critiche da parte della gente su YouTube. Molti dicono: "Oh, ma non è più Splinter Cell perché non è più stealth, ha la pistola che colpi infiniti, spari, non è, sembra quasi Call of Duty, non è più Splinter Cell, quindi una merda. Mi ricordo ai bei tempi quando Splinter Cell era tutto per lo stealth. Oddio, dovevi spengere le luci con la pistolina e poi non eri costretto a sparare un colpo, potevi andare tranquillamente così con lo stealth, veniva." Ragazzi, allora, io invece penso che l'ultimo Splinter Cell sia il migliore dell'intera serie. Perché? Mi giustifico e approfondisco. Allora, tanto per cominciare, tutti dicono di apprezzare il vecchio Splinter Cell perché non si basa sull'attacco così, sul casino, ma è basato sullo stealth. Ma secondo me invece è molto più divertente avere sia stealth che la possibilità di andare sul serio, fare casino, macello. Bello così, no? Perché? Per quale motivo mi piace particolarmente Conviction? Perché è competitivo! È l'unico Splinter Cell di tutta la saga, tutta Chaos Theory, tutto. L'unico è competitivo dell'intera serie è Conviction, l'unico. Competitivo vuol dire non che è difficile il gioco, che puoi competere contro altri giocatori online, ma seriamente, non come Double Agent che era una merdina, gioco di merda. Cioè, qui è davvero un gioco di abilità, di astuzia. Proprio quasi quanto Serious Sam, devo dire che l'apprezzo davvero tantissimo, perché molti dicono: ti piace solo Serious Sam". No! Conviction, la modalità uno contro uno, duello di Conviction, è spettacolare. È davvero una cosa di cui essere, cioè, è davvero interessante, perché mette alla prova, devi predire l'avversario, devi capire cosa fa, no? Se ammazza le guardie fa casino, quindi gli conviene star fermo, cioè, è tutto un discorso così. E quindi diventa un gioco competitivo. E i giochi competitivi a me piacciono un sacco. Quindi mi piace questo Splinter Cell. È inutile che voi dite: "Vabbè, ormai c'è casino, non è più Splinter Cell, non lo considero più ormai Splinter Cell". Ma una sega! È l'unico Splinter Cell con le palle dove puoi sfidare la gente. Faccia a faccia, ti ciri le armi, ti metti le impostazioni, armatura, bombe, via, gli fai il culo. Di astuzia, proprio, fiero. È un bellissimo gioco sul quale duellare, guarda, non ci sono paragoni quasi. Cioè, lo metto quasi a livello di Serious Sam, perché davvero fatto bene, Conviction. È inutile che voi lo andate a punzecchiare, dite che è un gioco di merda, perché. E poi dite: "Era bello quel nel singolo perché Splinter Cell è sullo stealth. Se non è stealth non è bello". Ma vaffanculo. Non è bello se non c'è sfida, semmai. Tu, noob, che ti diverti a giocare in giocatore singolo, ma magari tu ti diverti, ma la gente seria come me, è come Sfascia Tiger, il mio amico, il campione d'Italia di Splinter Cell. A noi ci interessano i giochi competitivi con le palle. Non solo, non dico che, cioè, non solo il singolo, di andare lì in giro ad ammazzare le guardie, l'intelligenza artificiale pietosa, tra l'altro, delle guardie controllate dal computer. Cioè, perché veramente, io mi ricordo Leonardo, giocava a Chaos Theory, no? Per lì lo guardavo mentre giocava all'Xbox. Madonna ragazzi, le guardie erano idiote, gli andavi davanti anche sulla massima difficoltà, eh. Ti mettivi lì, non ti vedevano, non ti vedevano, oddio. Il Navarro li pigliavi come polli. Ma secondo voi è divertente? Può anche essere divertente, ma mai quanto una sfida contro una persona vera. Come Conviction, l'azione, l'adrenalina, ti nascondi un po', poi così devi decidere quando entrare nell'azione, capito? E poi, capito, gente come Farenz parla male di Conviction perché il ghost non mi piace. Invece stealth deve essere stealth. Mi ricordo quando spengevi le luci. Ma va a spengere la luce, idiota! Sei un noob. Proprio noob, non so, cioè, predichi bene ma razzoli davvero male, ragazzo, Cioè, Conviction è un gran gioco di competitività, sulla quale competere, fa il culo sul live come fa Sfascia Tiger tutte le sere. Cioè, lui dopo che torna, rientra per lavoro, torna dal lavoro, se si scazza un po' su Splinter Cell, fa il culo a tutti. I giochi devono essere così, i giochi devono essere competitivi con le palle. Il nome gioco, già, non è gioco così per perdere tempo. Molti giocano così per scazzarsi e perdere tempo, ma io considero i giochi di valore quelli sulle quali è possibile competere contro persone vere, non così contro il computer e basta. Quindi
Quindi state zitti voi che dite che Conviction è un gioco schifoso, peggio di tutti gli altri capitoli di Splinter Cell. Non è vero un cazzo. L'unica cosa certa è che siete dei noob e che rimarrete noob, punto. Ok? Non sapete apprezzare i giochi di sfida, chiuso. Volevo dire solo questo, ci tenevo a dirlo. E basta, ok? E ci vediamo alla prossima, a proposito. Ciao.